Ciao a tutti amici di V-Surprise TV, il canale di YouTube che vi offre sempre recensioni tempestive su blind box e altro proveniente dall'edicola e non. In questo caso oggi andremo a fare un unboxing e una piccola recensione dei nuovi fidget spinner della Sbabam. Se volete vedere la recensione passata dei fidget spinner della Sbabam, cliccate la i di informazioni. In questo momento in edicola potrete trovare due tipi di fidget spinner, ovvero questi e i classici, che sono questi però un po' rimodernizzati e un po' fatti diversi, ma li andremo ad aprire dopo. I finger spinni che sono all'interno della scatolina vengono chiamati finger spinni metal e sono le evoluzioni, ovviamente in metal, di quelli precedenti. Questi vengono chiamati finger spinni ninja e sono totalmente diversi anche nell'estetica. Da come potete notare da questo confronto, sempre a tre punte ma con una forma normale, ha tre punte con una forma più diversa, una forma un po' più ricercata. Finger spinni, questo è all'interno della scatolina e vediamo come sono all'interno. Come prima cosa andiamo a prendere i finger spinni metal. Da come potete vedere sono all'interno di una scatolina con su scritto finger spinni metal e ci sono i disegnini appunto di questi finger spinni della Sbabam, da come potete notare anche dietro, e vengono a costare 5,99 euro e sono per bambini da 3 anni in su. Andiamoli ad aprire tutti. Questo sarebbe quello dorato, molto molto bello, metal, quindi sono lucidi e sono fatti in metallo, gira molto bene e appunto è metal di colore oro molto molto lucido. Tre cuscinetti, quello centrale con il bottoncino, i cuscinetti di colore grigio e il colore oro, che mi piace da impazzire nei fidget spinner metal. Poi ne abbiamo un altro all'interno della scatolina, sempre metallizzato, sono colori bellissimi a parer mio, questi lucidi sono quelli che sono tra i migliori. Andiamola a bilanciare facendo così. Girano in questo modo e sono molto molto belli perché sono metal ma super super lucidi. Guardate, sempre la stessa forma. Poi un altro dei miei preferiti come colore è questo, sempre a tre punte argentato, sempre a tre punti, il bottoncino e i cuscinetti di color grigio si confondono con i fidget spinner e questa è una cosa molto molto bella, molto molto bella, che mi piace come design. Insomma, questo è il suono che producono una volta che girano. Facciamone girare due. Poi l'ultimo di questi che ho metallizzati, ovvero metallizzati, la sono la stessa cosa, questo viola lucidissimo, sempre tre cuscinetti, tre punte e di color viola lucidissimo. I cuscinetti sono sempre di color grigio. Andiamo a bilanciare, così è come gira, girano tantissimo e velocissimamente. Se li guardiamo così sembrano i colori dell'arcobaleno, sono veramente lucidissimi. Questi sono, insomma, se comprate questi li comprate perché sono di metallo e sono lucidissimi. I miei preferiti rimangono tra questi due perché amo nei fidget spinner questi due colori. Così è come girano e girano benissimo. Facciamoli girare sulla tavola per vedere come vanno. E a parte qualche incastro, girano benissimo, guardate, qui. Una volta che li girate, il colore metal fa un effetto molto molto bello e questi mi piacciono tantissimo. Andiamo ad aprire quelli particolari che sono Ninja Fidget Spinny. Insomma, il nome Ninja nei Fidget Spinny non l'ho mai sentito prima d'ora.
Andiamo ad aprire la confezione per vedere cosa c'è all'interno. Vedo anche un po' di carta. E dice: novità da USA, come sempre visto in TV, questi costano €3,99 perché forse sono più piccoli, quindi costano un po' di meno. Il nome Finger Spin Ninja, sbabam, dai 3 anni in su, sbabam. Ma questi vengono contenuti all'interno di questa plastichina, molto molto carina, per far sì che non si perda il Finger Spin. Ed è minuscolo, ma è velocissimo. Guardate come gira velocissimo. Era contenuto all'interno di questa vaschettina, ma gira velocissimamente. Ed è silenziosissimo. La prima volta che mi capita di aprire un fidget spinner all'interno di una scatolina, di farlo girare su di un dito, sembra che quasi non giri di quanto per quanto gira veloce, ed è anche silenziosissimo. No, no, questo è uno dei miei preferiti, piccolissime e bellissime. Andiamola ad analizzare. Allora, questa è la scatolina, molto molto carina, in maniera tale da non poter perdere i fidget spinner, oppure in maniera tale da conservarli tutti impilati. Rispetto a questi metal che fanno questo suono, diciamo rumore, questi piccoli sono davvero davvero piccolissimi, e da come potete vedere i cuscinetti sono in questo dorato e in questi colore arcobaleno, invece questi hanno una forma abbastanza particolare che ricordano un triangolo ma molto stilizzato. Poi come cuscinetti ci sono delle micro perle che fanno sì che queste fidget spinner girino velocissimamente. Non parlo italiano in questo video. Facciamolo girare. Guardate come gira velocemente. Benissimo, guardate come gira velocemente. Ed è silenziosissimo, mettiamolo qua. Poi prendiamo un altro, questo finger spinner della Babam versione ninja. Forse la versione ninja ricordano qualcosa come gli shuriken giapponesi, come nei cartoni animati. Credo proprio di sì, da ignorante dico di sì. Anche questo contenuto all'interno di una scatolina, lo andiamo ad aprire, e da come potete vedere la forma è completamente diversa, anche se sempre ricorda un triangolo. Sono sempre le micro perle che fanno la funzione dei cuscinetti, insomma. Queste micro perle girano, cioè fanno girare i fidget spinner in una maniera stupendamente silenziosa e velocissima. Forse non saranno i fidget spinner più veloci del mondo, ma più silenziosi sì. Sentite. Poi c'è un altro ninja, sempre contenuto all'interno di queste vaschette che sono molto molto comode per riporre fidget spinner, e un altro fidget spinner che ha la forma di questo blu, ma di un altro colore. Questo insomma è trasparente, un colore arancione, diciamo un color pastello, mi sembra un po' trasparente se non sbaglio, quindi sì, è trasparente, sempre a tre punte stilizzate con all'interno i micro cuscinetti che sono delle palline, insomma, che comunque fanno sì che fanno girare i fidget spinner molto bene, molto velocemente. Sono silenziosissimi, sentite. Li voglio mettere qui a paragone, non perché ci sia un paragone, ma per farvi vedere la differenza tra ninja e non. Ne apriamo l'ultima bustina. Apriamo l'ultima bustina, avevo detto, mezz'ora fa. Leviamo la carta, a me non ci sono riuscito. E questo è verde fluo, accende al buio, non so, non c'è scritto, ma penso di sì. Sto combinando un macello. Questo ha la stessa forma di questo, ma ha lo stesso colore trasparente come questo. Anche questo ha tre punte con delle micro perle che lo fanno girare in una maniera silenziosa. Sono un po' scomodi per via della forma, ma sono bellissimi, sono micro. Guardate la differenza di dimensioni.
sottolineare, però questi che sono piccoli credo che si adattino ad un pubblico un po' più giovanile, come per esempio dei bambini di 3-4 anni o di 5 anni. Guardate come gira, sembra un vortice. Questi devo dire che mi hanno colpito molto molto positivamente. Faccio vedere tutti in maniera tale che potete vederli per bene. Quindi abbiamo questo dorato che gira benissimo, con un rumore leggermente più intenso. Abbiamo questo viola, anch'esso gira divinamente. Questo blu celeste metallizzato, di metallo insomma. Uno tra i miei preferiti, insieme a quello oro, questo argento, lo definirei un silver. E questi sono i quattro metallizzati che ho. Poi questi piccoli sono davvero, davvero piccolissimi e davvero particolari. Guardate, girano velocissimamente. Poi c'è questo verde, gira velocissimamente anche questo. Poi ci sono questi, rosso e arancione trasparente. Questi sono un po' difficili da impugnare, però comunque girano silenziosamente. Blu e arancione, grigio, blu, rosso, viola, verde e oro. Il video è giunto al termine, fatemi sapere con un like se questo video vi è piaciuto, commentate facendomi sapere se l'avete acquistati o li acquisterete e quali tra i due, poi condividete il video con tutti i vostri amici se vi è piaciuto. Ciao a tutti, alla prossima da V Surprise TV, attivate la campanellina per le notifiche, mi raccomando.